c'è San Daniele che è un buon prosciutto, ma c'è anche un San Daniele che, come dire, raddrizza le partite quando c'è bisogno di raddrizzarle. E sono contento per il gol, ma soprattutto per il risultato, anche se secondo me non ci sta stretto, perché oggi abbiamo secondo me meritato tantissimo, a parte l'ingenuità all'inizio partita, poi abbiamo quasi per 90 minuti abbiamo dominato, a parte l'ultimo quarto d'ora che abbiamo, dopo il pareggio abbiamo cercato di gestirlo, visto che eravamo un po' in affanno, è normale. Senti, questo è positivo secondo me per quanto riguarda la strada per ritrovare l'autostima di un tempo, cioè aver preso, o meglio, aver regalato un gol così come si è regalato al cospetto di una squadra forte come il Cagliari e poi aver reagito senza assolutamente, come dire, mollare, senza crollare sotto il profilo psicologico, è sicuramente importante per quanto riguarda la compattezza della squadra e del gioco in chiave futura. Sì, sì, è sicuramente importante perché abbiamo dimostrato che anche sotto l'1-0, l'ho detto prima, come un'ingenuità, siamo stati bravi a reagire, a continuare a fare il nostro gioco e farlo molto bene, secondo me, mettendo in difficoltà una squadra, secondo me, la migliore del campionato. E quindi questo ci deve dare la forza di capire che possiamo fare bene e trovare prima possibile questo risultato positivo che non arriva da parecchio. Forse loro non si attendevano che la squadra, che questo Livorno reggesse psicologicamente dopo la batosta del gol, no? E forse li ha sotto un certo aspetto un po' rilassati, poi quando se ne sono accorti nel finale era troppo tardi. Ah no, secondo me invece siamo stati bravi noi a non farli ragionare, a non farli giocare tranquilli e quindi a farli esprimere il loro gioco. Siamo stati bravi noi a essere bravi, aggressivi subito e poi a fare il nostro gioco riuscendo a mettere in difficoltà loro. Poi è normale, l'ultimo quarto d'ora siamo calati, eravamo un po' in ritardo su qualche azione, quindi ci hanno messo in difficoltà perché alla fine è una grande squadra, però secondo me siamo stati bravissimi per 70-80 minuti. Senti, un'ultima battuta, giocare così in compagnia di un altro attaccante vicino a te ti trovi meglio? Ti concede più spazi, come lo giudichi questa cosa? Ah, io sinceramente mi sono trovato bene sia con Cristian, mi trovo bene anche con Gianmario, quindi è automatico questo qua, sicuramente lo valuterà il mister, chi mandare in campo in base alle partite e ai moduli delle altre squadre. Grazie Daniele. Prego.